Non ci credo! L'osta cuminosa invece di costa luminosa! Allora ragazzi, mi trovo in un'officina... Dov'è che siamo? Parma? Ancona? Non mi ricordo, comunque nella città dell'ultima volta, da cui poi intraprenderemo di nuovo, ci rimetteremo insomma in marcia, intraprenderemo no perché abbiamo già intrapreso il giro dell'Italia, ma lo andremo a continuare. Però ragazzi, ho chiesto un prestito di 100.000 euro perché non mandava sinceramente sto camion, lo voglio fare figo, lo voglio finire, voglio vedere che cosa ci manca. Ad esempio ci manca un bel... vedete? Bam, totale da pagare 55, ok, lo mettiamo nel carrello. Qua abbiamo fatto col motore, forse non con la trasmissione, invece sì. Dentro, no, gli interni anche li abbiamo fatti. Il colore è questo. Cosa potremmo fare qua? Qualche grafichetta? Adesso che abbiamo i soldi? Questa non è male, si possono pure modificare i colori. Che figata ste grafiche, poi sono personalizzabili. Niente, allora adesso ne facciamo una. Guarda questo, bello cattivo proprio. Cazzo quanto costano però. Poi vabbè ci stanno queste, però mi sembrano un po' eccessive. No, allora ne avevo visto. Questa qua con le strisce tipo è cattiva. Altrimenti fare un lavoro, no, questo si taglia male con la linea del camion. Però questo è bello. Questo secondo me è bello. Però dove stanno i miei colori? Mi tocca un attimino rifarli. Usa colori memorizzati. Dove stanno? Non ci stanno. C'è sta solo il nero. Hanno inculato i colori. Perfetto. Tipo questo blu qua. Proviamo a vedere se sotto lo facciamo nel nero invece. Figo. Oppure come? Bianco pure figo. E quella striscia lì arancione. Arancione a me non piace niente. Dovrebbe farla secondo me di un colore un pochettino... O nera? Bello! E se invece li invertiamo, facciamo nero sotto, nero anche lì, pure figo, male non è, è fighissimo. Oppure con la striscia bianca qua. O ancora, se facciamo nero sopra, la striscia proviamo a lasciarla bianca. Qua questo blu che poi va comunque rivisto. Se invece ci viene in mente di usare, ecco è un blu, più così mi piace il blu, un blu meno blu. Aspetta, salva la tonalità, ok, così proviamo a mettergliela uguale qua. Dai, lo faccio così, poi vediamo di fargli, secondo me, i... No, perché la minigonna, ragazzi, così è fantastica che riprende la grafica. E anche col dettaglio vuoto, volendo. Adesso l'unica cosa da capire... No, ragazzi, fanno cagare sti scali così, quindi adesso io glielo metto, gli metto quello col vuoto, però chiuso. Qui invece, qua il discorso già cambia, perché il plastico... Sticone è peggio di questo bel nero che quindi mettiamo. Oddio, pure la maniglia. Lo specchio qua di fianco, verniciato. Quanto costa? Un cazzo. Bene. Le luci qua sopra pure. Ovviamente contornate di nero, secondo me non sono male. Che poi vi dirò una cosa. A me sto coso qua sopra ha rotto le balle. Adesso glielo levo. E qua dentro, ragazzi, siamo a posto. Beh, però ecco la novità, ci portiamo il cane in viaggio. Non l'avevo visto, che bello. Ci sono solo i pastori tedeschi, però è bellissimo. Dai, mi porto il cane. 116, mannaggia, devo scalare qualcosina. Perfetto, dai, il pezzo di dietro che tanto non si nota molto. Bello ignorante, adesso con le luci là. Guardate il cane dentro l'abitacolo, che figo. Direi che abbiamo speso tutto il budget. Vai, acquista, andiamo. Ragazzi, non ci sono qui a Parma lavori che mi sconfinfrano perché vanno tutti un pochettino a fare in culo, mentre io voglio mantenere saldo l'obiettivo di visitare Nuova Italia. Quindi adesso da Parma mi dirigo così, per i cavoli miei, insieme al nostro nuovo amico al quale dobbiamo dare un nome, scrivetelo nei commenti. Il nome con più like verrà scelto come nome del cane. Guardate che carino, hai un po' di sete, ma c'è la Pepsi lì davanti, allunga un po' la lingua. Quindi ragazzi... Bam! Non ti spaventare, amico, ancora senza nome. Stiamo per andare a Venezia, giusto? Sì, perché poi da Venezia siamo praticamente nel punto più a est possibile per la nostra Italia, da quel che ho visto sulle città, perlomeno. E vediamo un attimino lì cosa può succedere, se magari troviamo un lavoro passando poi Verona, Milano, Torino. Un pochettino nella zona delle vecchie città che sono state aggiornate e che quindi sicuramente, ragazzi, ci interessa vedere. Ecco, qua c'è il cartello Parma. Oh! Mannaggia, mannaggia. Non ho preso il telepass, vabbè, distrazione. Mi raccomando, amico, tu fai la guardia, eh. Si va verso destra. Ecco, Bologna, Verona, di là c'era Milano, Piacenza, che poi ovviamente con un altro giro. Oddio, pure ci andremo a vedere. Questo camion adesso corre moltissimo, vero? Ok, io devo ancora capire bene la storia dei rapporti qua. Livorno, Bologna Ovest. Oh cazzo! C'era l'autovelox. Allora, ricordiamoci che questo c'ha fino al quinto innesto, ma però... Che non si dice.
Ecco, vedete, sono fuori giri così. Ok, quindi questi rapporti qua sono più lunghi, niente da fare. Questo è il massimo. Abbiamo di nuovo passato quel ponte che molti di voi mi hanno detto essere un, da quello che ho capito, una stazione un pochettino artistica, no? Bello, un bel lavoro. Comunque da quel che vedo la velocità col camion scarico non è particolarmente cambiata col nuovo telaio lungo. Probabilmente però ci darà dei bei vantaggi quando ci sarà da attaccare i rimorchi, quello sì. Comunque sto camion me lo aspettavo più veloce, perché io mi ricordo che anche senza mod i camion bombati al massimo fanno anche i 160. Non so se mi sbaglio io. Questo qui è abbastanza timido, però è molto potente, nel senso che ha la coppia dappertutto. Diciamo che la velocità non è il suo forte, però tira, cioè è un mulo. Che c'è? Ah, ok. Livello 92, vedete ragazzi? La mod che uso per l'esperienza e basta si chiama Fast EXP. E ragazzi, non ve la posso passare perché si trova nel workshop di Steam. Avete presente? Se andate sulla pagina di Euro Truck Simulator 2 su Steam, penso che il 99% ce l'abbiate lì come me, cliccate su workshop e ricercate questa mod. Qua abbiamo sempre guidare con prudenza. Tutto bene tu? Se devi fare la pipì, abbaia e ci fermiamo, eh? Intanto passiamo tutto questo amico un po' legnoso. Ferrara Venezia, mi sa che ci svincoliamo, perché è uno svincolo, altrimenti ci divincoliamo. Però sull'autostrada non ci sono i divincoli, ci sono gli svincoli. Giusto? Cos'è questa? È una 500L. Beh, ma queste forse c'erano già, però. Devo montare due trombe alternative qualche volta. Oddio, ma sei lento, dai però. Ti pare? Scusi? Bah, ti sfondo la retina. E questo cos'è invece, ragazzi? E là. Sì, ma so che molti di voi, essendo abbastanza piccoli ancora, vanno a scuola. E mi fa piacere che questo Euro Truck Simulator si trasformi anche nell'ora di storia dell'arte, dove voi magari dormite, non state attenti, ma recuperate. Quello lì che cazzo era? Boh, tangenziale di Bologna? No. Belli dritti di qua. Tutto a posto sempre tu? Sì, vai tranquillo. Te lo lasciano il mi piace. Raga, ha detto che se non mettete mi piace al video scende dal camion al volo. È una brutta scena, quindi io lo metterei. Area di servizio Adige Est, che esiste davvero però, perché io ho vissuto a Verona. Le autostrade da queste parti, diciamo che le conosco! Sì, ma mi è venuto addosso, eh! Cioè, raga, io stavo passando sulla mia corsia, quello ha messo la freccia e si è buttato dentro. Così proprio, eh. Cioè, ero già a fianco a lui, è impazzito questo qua. Tra l'altro che brutta fine avrà fatto. A me è un graffietto. Ma lui? Che imbecille. Intanto pigliamo qua Venezia Klagenfurt. Ho letto bene. Vabbè, adesso dice Innsbruck. Ma non ci posso pensare, che imbecille. Siamo nei pressi di un casello. Tra l'altro abbiamo bisogno di trovare un alberghetto a Venezia, ragazzi. Ne approfittiamo. Guarda, ci sono i palloni. Le mongolfiere. Qua stavolta il telepass però non me lo leva nessuno. Deceleriamo, se no ce lo pigliamo in faccia. Perfetto. Verso Venezia si va a destra. Qua non c'è nessuno, possiamo andare. Non ci sono imbecilli che ci girano addosso improvvisamente. Vero? Sei spaventato? Vai tranquillo. Siamo su un camion, non devi preoccuparti di niente. Si fanno male sempre solo gli altri. Ah, qua ci sono i controlli. Non so quanto sarà la velocità qua. Ah, cioè, 70. Beh, sono un po' veloce allora. Adesso andiamo bene, ma tanto c'è il semaforo. Siamo arrivati a Venezia, ragazzi. Adesso la vediamo. Però Venezia non c'era nella... Oh! Carina! Ovviamente Venezia non potrà mai essere la città proprio Venezia, perché lì le macchine non arrivano. Venezia come la conosciamo noi
bisogna che ci procuriamo un battello cargo per vederla. No, ma mi sa che questa non c'era nel gioco prima del DLC comunque Venezia, quindi difficile fare un paragone. C'erano solo Verona, Torino e Milano, dico male? Correggetemi voi ragazzi. Intanto noi un giretto ce lo facciamo, giusto per trovare un posto per dormire, perché poi il nostro viaggio con il cagnetto riparte da qua. Io mi intrufolerei, detto fra noi. Ecco, là c'è tipo il mare. Ecco l'hotel. Allora facciamo una cosa, andiamo fino in fondo, che voglio capire un attimino se c'è modo di andare. Ecco, qua dice porto. Però vabbè, il porto cos'è? In città? No, ma va, sarà fuori. Di sicuro non è vicino a Piazza San Marco il porto, voglio dire. Io ci vado. Guardate, bello anche quel ponte lì. Ma mi sa che non ci possiamo... infatti, mai. Però, come scenario, mi sa di reale quello. Altrimenti perché farlo? Questo è il porto di Venice. E dove però si lavora. Non ci credo. L'osta cuminosa invece di costa luminosa. E lei è la nave, ragazzi. È una costa, si vede. Allora, questo qua, raga, sta tirando tutta una serie di sbadigli, quindi... Ammazza sto Qashqai. Proprio... Non gliene frega niente dei camion che gli arrivano in faccia. Dov'è che avevo visto l'albergo? E andiamo a chiedere se in questo albergo tengono anche i cani. Altrimenti dormiamo in camion. Tutti e due, abbracciati. Ho sbagliato ancora una volta corsia, sono proprio un fuorilegge. Scusi, punto. Si sbrighi appena viene verde, eh? Eccolo, vai. Perché siamo soli, sono molto stanco. Qua ci sono altri colleghi, tra l'altro proprio un altro Scania quello. Allora, piccolo amico, prima che i nostri amici nei commenti ti danno un nome, vado a chiedere se tu puoi pernottare qua. Ok. Intanto però ti parcheggio benino. Benino però vuol dire non a cavallo tra le linee. Sei soddisfatto di questo parcheggio, piccolo amico? Sì, dai, può andare. Ah, che cattivo che è il nostro Scania. Cioè, quello sembrava figo, ma rispetto al nostro sembra un camioncino piccino. Che bello che adesso gli abbaglianti sono anche là sopra. Ragazzi, figata assoluta, sono contento di avere pure il cagnetto in viaggio. Io per adesso ve la chiudo qua, perché ci siamo visti Venezia, dove purtroppo, ovviamente non possiamo vedere il bello di Venezia. Però da Venezia riprendiamo il viaggio verso il nord, insomma, attraverso il nord più che altro, perché voglio andare a vedere Verona, Milano, Torino, insomma, quelle città che in teoria dovrebbero aver modificato. E poi, quindi dal versante dall'altra parte, ce ne torniamo giù e facciamo, non so, Genova, Firenze, Roma, non so cos'altro ci sia. Scendiamo giù, poi Calabria, Sicilia pure. Non ho visto se c'è la Sardegna, ma lo scopriremo. Intanto ragazzi, pollicione, un bel commento, descrizione, che ci sono sempre robe utili come il mio Instagram e altri link interessanti. Oggi non abbiamo lavorato, però ci siamo fatti una gita di piacere col cagnolino, che va sempre bene. Quindi vi abbraccio e alla prossima. Ciao!